minuto con Padre Pio in questo luogo, nei luoghi del convento di San Giovanni Rotondo, nel coro dei frati cappuccini di San Giovanni Rotondo, coro laterale, perché il coro originale è proprio di fronte a questo bellissimo mosaico che racconta anche un altro episodio della storia di Padre Pio, e avremo modo anche di raccontarlo. Questo era il posto dove Padre Pio da Pietrelcina preferiva pregare. Veniva qui, veniva accompagnato dai suoi confratelli e lo lasciavano solo in compagnia di Maria e dei tanti rosari che recitava. Qui oggi, perché vogliamo raccontarvi quella che era l'atmosfera che viveva in convento Padre Pio nel 1918. Siamo a quasi un mese da quello che accadde nel coretto della chiesetta antica di Santa Maria delle Grazie. Le stimmate, ufficialmente potremmo proprio dir così, accenna alle stimmate il 17 ottobre 1918 e lo fa con Padre Benedetto, suo ministro provinciale, nonché direttore spirituale di questo giovane frate cappuccino. Gesù, sole di giustizia, rifulga sempre sul vostro spirito. Ho passato e passo ore terribili e tristi, fisico e morale mi danno già morte ad ogni momento. Dio è ignoto al mio spirito, scrive Padre Pio. O bene dell'anima mia, dove stai? Dove sei andato a nascondere? Dove ritrovarti? Dove cercarti? Non vedi, o Gesù, che l'anima mia ti vuol sentire ad ogni costo? Ti cerca per ogni dove, ma non ti fai trovare se non nella piena del tuo furore, riempendola di un'estrema turbazione ed amarezza, dandole ad intendere quanto ti si addice e quanto ti si appartenga. Chi vale ad esprimere la gravezza della mia posizione? E poi qui, come vi anticipavo, Padre Pio rivela apertamente le piaghe ricevute, continuamente rinnovate da quel misterioso personaggio. E lo scrive verso la fine, dopo aver raccontato il suo stato d'animo. Scrive: ahimè, chi mi libererà da me stesso? Chi mi trarrà fuori da questo corpo di morte? Lui ancora racconta quello che provava dentro. Chi mi stenderà una mano a che io non vegga coinvolto ed ingoiato dal vasto e profondo oceano? Sarà necessario che incalza sempre più? Sarà necessario, scrive Padre Pio, che io pronunzi il fiat nel mirare quel misterioso personaggio che mi impiegò tutto e non desiste dalla dura, aspra, acuta e penetrante operazione, e non da tempo al tempo che venga a rimarginare le piaghe antiche, che già su di queste ne viene ad aprire delle nuove, con infinito strazio della povera vittima. Deh, Padre mio, venite in mio aiuto, per carità.